Professor Rodotà, ieri sera al Circolo Arci Bellezza insieme a Stefano Boeri avete parlato del problema della democrazia continua nei rapporti tra classe politica e paese e soprattutto del ruolo della rete in questi rapporti. Ma da questo scenario sono totalmente assenti le cosiddette parti sociali, che pure sono importanti nel nostro paese. Come mai? È vero, c'è questo problema o questo rischio. Io devo dire, questa formula democrazia continua l'ho usata in un libro di parecchi anni fa, ormai del 97, e forse sono stato allora prigioniero di uno schema che in quel momento era molto di moda, se posso usare un termine di questo genere che non dovrebbe entrare nel linguaggio quando ci sono questioni culturali di questa complessità, e cioè che la rete era uno strumento di disintermediazione sociale, perché per cui tutti i grandi mediatori sociali che la modernità ci aveva via via proposto, e in primo luogo sono i partiti di massa e i sindacati, vedevano deperire un po' il loro ruolo. E per i partiti politici questo dato si è via via mostrato, non nella sua estrema semplificazione, molto più consistente, dico non nella sua estrema semplificazione, nel senso la rete cancella, sostituisce qualsiasi forma di organizzazione politica, però certamente poiché i partiti hanno un problema, quello di leggere la società, vedere quali sono le modalità di presenza, raccogliere il consenso, evidentemente sono penetrati, innervati molto di più da queste tecnologie. L'abbiamo visto da parecchi anni come la rete è stata utilizzata in primo luogo negli Stati Uniti a diversi fini, raccolta del consenso, raccolta dei fondi, che hanno un po' modificato anche il ruolo dei partiti tradizionali. Per il sindacato la questione è diversa, perché il sindacato ha in primo luogo un problema forte di rappresentanza di un mondo che non è sostituibile attraverso un mero appello alle tecnologie. Il mero appello alle tecnologie via via, io l'ho visto con, già allora lo vedevo nel 97, con molta, non dirò diffidenza, ma con il giusto distacco. Cioè l'idea che la democrazia in pericolo veniva salvata dall'avvento della tecnologia mi è sempre sembrata una ingenuità o un pericoloso modo di manipolare dati della realtà. Riflettendo oggi sul ruolo dei sindacati, soprattutto in un mondo all'interno del quale il controllo del potere economico è progressivamente sfuggito a quelle che sono le dimensioni del potere così come era organizzato tradizionalmente, perché i partiti hanno ancora un impianto nazionale, si riferiscono a elezioni e a governi nazionali, anche se ormai impoveriti per un verso, trasferiti in una dimensione più larga da un altro, e invece per i sindacati questo tema si pone in maniera diversa. E lo dico subito attraverso l'ottica che poi ho cercato di adoperare in questi ultimi anni. E cioè nella dimensione globale il potere dell'economia sembra essere ormai quello che produce l'unica regola, quella del mercato, che è una regola alla quale tutte le altre regole devono essere subordinate. E io ho cercato di lavorare rifiutando questa semplificazione, dicendo c'è, come si usa dire, un'altra narrazione, che è la narrazione dei diritti. È un pezzo fondativo, poiché il mercato incide direttamente in primo luogo sui diritti sociali, è tornata a essere la rilevanza del soggetto collettivo che in questo mondo mantiene una sua forte centralità. Tant'è che oggi uno dei temi non è tanto quello del dissolversi del sindacato nella rete, ma di utilizzare la rete per un sindacalismo transnazionale, per così dire.
E allora questo tema deve essere ripreso. Quando per esempio oggi noi discutiamo di piattaforme digitali, piattaforme online, che invece fanno fortissimo riferimento alla disintermediazione, perché sono i cittadini che vengono messi nella condizione di effettuare un'azione autonoma, una delle domande che io mi vado facendo è esattamente questa: quando sono in questione diritti sociali, noi dobbiamo trovare o guardare o cercare di costruire delle piattaforme che tutto sommato prescindono da questo dato che rimane molto forte, che è il momento sindacale, oppure no? La mia conclusione è no. Anche perché se io leggo quelle che sono le cronache, e quando leggo del potente segretario di un sindacato americano che dice farò io da mediatore con Marchionne, ecco che noi ci troviamo di fronte a un dato di realtà dal quale noi non possiamo prescindere. E quindi credo che in questo momento, io l'ho cominciato con le mie forze, un po' in questo mio ultimo libro, questo tentativo di vedere come lo spazio pubblico debba essere reso agibile ai soggetti collettivi, non solo quelli, come dire, di nuova generazione. E quindi questo è un grande problema, anche perché, ripeto, quando io ragiono sui diritti ragiono anche sui soggetti, non sono soltanto i soggetti individuali. Guai se noi pensiamo che il contrappeso dell'enorme potere economico in rete e non solo nel mondo globale dei padroni del mondo, che sono le grandi imprese transnazionali, possa essere controllato, controbilanciato dall'azione, come dire, segmentata dei cittadini. Ecco, curiosamente possiamo notare che l'utilizzo della rete, per esempio, è del tutto estraneo a tutte le associazioni di categoria, i cosiddetti sindacati padronali. Questo cosa vuol dire? Che in fondo è un problema che non li riguarda, che la democrazia tra i vertici di queste associazioni e la base sociale è un argomento che non si vuole affrontare? Secondo me sì. Perché in quest'ultimo periodo, adesso può darsi che io forzo un po' i termini dell'analisi, è tornata una vecchia idea che sembrava essere stata sconfitta, e cioè la democrazia si ferma ai cancelli della fabbrica. Adesso la grande fabbrica non c'è più, tranne che in Cina o in altri paesi, e la fabbrica era anche, si diceva, l'università della classe operaia, il luogo della sindacalizzazione, dei rapporti forti, personali e politici. Ecco che questa cancellazione, questo tentativo continuo di dire la democrazia si ferma ai cancelli della fabbrica, abbia poi contagiato il potere padronale dicendo noi non abbiamo bisogno di democrazia, e quindi i tradizionali modi di costruzione del nostro governo rimangono quelli e non hanno bisogno di queste altre tecnologie, se non come aspetto strumentale, non come aspetto di partecipazione, di allargamento della discussione, di voce ad altri soggetti. Io devo servirmene nel momento in cui devo definire e strutturare il vertice. Da quel momento in poi sarà questo vertice che sceglierà più o meno arbitrariamente se servirsi o no della tecnologia della rete. Ho l'impressione che il deficit di democrazia che investe radicalmente il mondo della produzione poi si rifletta, e non è una bizzarria, nel modo in cui questo mondo si organizza. Allora possiamo dire che aspettiamo anche le associazioni padronali al varco dello tsunami della rete. E direi proprio di sì, perché la domanda è assolutamente centrata, perché poi la forza pervasiva o trasformativa, e io non ci metto un giudizio di merito, perché può essere una forza trasformativa che non è niente affatto nella direzione della democrazia, ma questa forza pervasiva e trasformativa delle tecnologie della informazione e della comunicazione non può essere arrestata con una sorta di luddismo alla rovescia. Questa volta
sono i padroni che dicono rompo lo strumento che mi può in qualche modo insidiare le forme di organizzazione del mio potere. Professore, mille grazie per questa conversazione e ci risentiremo quando questo tsunami forse avrà fatto i suoi effetti. Lo spero, perché se ne ridiscutiamo possiamo avere anche sul tavolo elementi più precisi di valutazione, e spero che lo potremo fare non con l'occhio di chi un po' pessimisticamente vede che invece gli spazi di democrazia si riducono.